Torino, decorato di medaglia d'oro al merito civile. Io sono presente, vostra! Compagnie de Savoir, gruppo Carlo Emanuele II, gruppo storico Pietrovica, pronti con la rassegna. Tambur. Intanto il principe Eugenio di Savoia, cugino di Vittorio Amedeo II e comandante dell'armata imperiale, dopo aver attraversato la pianura padana con una marcia di circa 400 km, il 29 agosto giunse a Carpagnola dove lo attendeva Vittorio Amedeo II. Il 2 settembre i due comandanti salirono sul colle di Superga per osservare lo schieramento francese e decisero che l'attacco si sarebbe svolto tra i fiumi d'ora e scura della campagna tra 800 e 900 di Carpagnola. Il 7 settembre il pressante di calore della famiglia e nessuno della cavata della torre civica segnalarono il giorno di chiuso della battaglia. Alle 10 la destra alla sinistra osservava una mossa contro la destra francese. I francesi opponevano una carina resistenza che respinsero i reiterati attacchi imperiali. Dopo altri combattimenti, i ritirati francesi cominciarono a mantenersi nei parchi sempre più ampi e verso mezzogiorno anche la truppa di Presidente Torino uscirono dalla città per partecipare ai combattimenti. I soldati francesi iniziarono una conica ritirata della loro diretta parte. Migliaia di soldati a piedi e cavallo si accalcarono nel tentativo di attraversare il Po e poi si salvo sulla sponda verso la collina. Verso le 16 terminarono i combattimenti e il duca Vittorio Amedeo II e il principe Eugenio entrarono in Torino tra le acclamazioni di tutta la città giubilante e raggiunsero il fuoco dove venne intonato il Te Deum in ringraziamento della vittoria ottenuta. Il duca Vittorio Amedeo II, per adempiere al voto fatto sul colle di Superga prima della battaglia, fece erigere in onore della Madonna la Basilica di Superga e rispose che tutte le linee difensive francesi fossero collocate in castelli in pietra con l'effigie della Madonna e la scritta del 1706. Thank you.
Danke. La rievocazione storica di una sortita che i figuranti del gruppo effettueranno per ricordare alcuni avvenimenti di 306 anni fa, durante le ultime fasi della battaglia del 7 settembre 1706, che si concluse con la liberazione di Torino dall'assedio franco-spagnolo che durava da 117 giorni. La rievocazione storica, svolta dai figuranti con splendide uniformi d'epoca, armati, con vessilli e musiche, oggi vede schierati con il gruppo storico Pietro Micca il reggimento delle guardie del gruppo storico Carlo Emanuele II e una delegazione del gruppo storico Brigata de Savoie che viene dalla Savoia. Il gruppo storico Pietro Micca della città di Torino è stato fondato nel 1974 dal compianto generale Guido Amoretti. È parte integrante dell'associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'assedio di Torino nel 1706. Tutti per comprendere che il nostro presente deriva dal passato. L'importante contributo dato dagli uomini savoiardi alla storia d'Italia fino al 1860. Seguendo gli antichi manuali, i reparti sono stati addestrati nel caricamento dei fucili a pietra focaccia, nello scarico di fucileria, nel passo di carica, nel lancio delle granate e nel fuoco di artiglieria. Sono dei cannoni a avancarica, i cannonieri devono introdurre la carica di lancio, la devono calcare con il calcatoio. Le truppe attaccanti avanzavano a passo rumore, con scontri a corpo a corpo, in cui il fucile sulla guidante era stata la per... Thank you.
4. Dragon, Serrea. Dire. Erano uomini provenienti da mezza Europa, francesi, spagnoli, austriaci e piemontesi, ma anche ungheresi, svizzeri, italiani del sud che allora erano sotto dominio spagnolo, tedeschi, cechi e croati. Sebastiano Valfredo, che durante l'assedio di Torino si è distinto proprio per questo soccorso e per questa attività. Desidero ringraziare il storico Brigata de Savoie e tra Torino dall'assedio francese. A gauche, gauche. Questa celebrazione si è potuta svolgere grazie al patrocinio del Comune di Torino. Ci sarà proprio con voi nel saluto finale la dottoressa Antonella Cappi, che è proprio la capufficio dell'ufficio cerimoniale del Gabinetto. Grazie a tutti. Chiudo Protò, presente, Vosla. Sur le bras. Tout le peloton, présentez vos armes. Mettez le fusil de côté de sabre. Il 7 settembre 1706, dal primo mattino, si combatté una feroce battaglia che si concluse nel tardo pomeriggio. Gli scontri più violenti si svolsero tra l'Astura e la Dora. Le truppe di Vittorio Amedeo II e del cugino principe Eugenio riuscirono eroicamente e con difficoltà a sconfiggere gli assedianti e liberare Torino dalle orde nemiche. Dopo la battaglia, Vittorio Amedeo II, il principe Eugenio, la nobiltà, generali e il popolo si portarono alla cattedrale di San Giovanni, ove l'arcivescovo Michele Vibò ed il clero tutto riunito celebrarono un solenne Te Deum, mentre le campane di tutte le chiese suonavano a distesa con il popolo giubilante per la vittoria tanto attesa. Nobili, popolani e persone di ogni appartenenza si recarono poi a visitare il campo di battaglia. Si poté così avere un'immagine di quanto fosse stata dura la lotta.
si scorgevano ancora i soldati nel pietoso compito di raccogliere i feriti e i caduti. Vittorio Amedeo II ed il suo seguito si fermarono a lungo ad osservare il campo di battaglia e da quella triste vista il duca, forse ispirato dal suo confessore, il beato Sebastiano Valfré, oltre ad esaudire la promessa alla Vergine con l'edificazione della Basilica di Superga, capolavoro del Juvarra, volle che fossero fatti eseguire dei pilastrini in pietra di 150 cm per 40, con in alto scolpita l'effigie della Madonna con il Bambino e sotto la data 1706, e che venissero collocati nei punti dove si erano svolti gli scontri decisivi della battaglia. Queste stele gratulatorie erano circa 200, ne documentiamo le 21 rimaste. Questa testimonianza di fede della città di Torino è l'unico caso conosciuto in Italia e all'estero di monumentalizzazione di un campo di battaglia. Una bella stele gratulatoria, traslocata dal suo luogo di origine, si può ammirare nell'aiuola giardino attorno al santuario della Consolata, la Vergine protettrice di Torino. Una palla di cannone, nel giugno 1706, si incassò nel muro della basilica. In questa dedicazione, a ricordo, erroneamente è indicato l'anno 1704. Al Museo Pietro Micca, sacro tempio della battaglia di Torino, militi volontari del gruppo storico pregano la Consolata ed onorano il pilastrino, donato al museo dal lucentino signor Bottero. Al Museo Nazionale del Risorgimento, dopo aver valicato le solenni scale, entriamo nella sala che ci illustra i fatti del 1706. Tra i fieri volti marmorei del principe Eugenio e di Vittorio Amedeo II ci impressiona la gigantesca copia del quadro del Parrossel della battaglia di Torino. Di fronte, nell'angolo, sulla parete sotto l'attento sguardo protettivo del beato Valfré, ammiriamo uno dei più bei pilastrini nella sua completa dimensione. Sul finire dell'Ottocento, l'espansione di Torino allarga le sue periferie. Nella zona tra la Madonna di Campagna ed il Regio Parco si sviluppò lentamente un nuovo borgo, allora conosciuto come Borgata Levi della Vittoria. Nel 1895 fu posta la prima pietra per la costruzione di una nuova chiesa nel Borgo Vittoria, dedicata a Maria Signora della Salute e degli Infermi. Nella cerimonia di posa della prima pietra del santuario, il 21 maggio 1895, presenti autorità civili e militari, una stele gratulatoria fu ivi collocata e quindi non visibile. Il documento di posa cita: la pietra fondamentale è sormontata da uno storico pilastrino che porta l'immagine della Santissima Vergine e la data 1706 e le monete d'Italia, Austria, Germania, Francia, Spagna e del pontefice Leone XIII. Nel 1906 due altorilievi raffiguranti il principe Eugenio di Savoia e Vittorio Amedeo II, recanti la firma di Bonino, offerti dalla regina Margherita di Savoia per il bicentenario della vittoria, sono posti ai lati dell'ingresso della chiesa. La chiesa di Nostra Signora della Salute è curata dai padri Giuseppini del Murialdo. Al suo interno vi è una teca con le spoglie mortali di San Leonardo Murialdo.